Mentre giustamente Renzi rinvia il pareggio di bilancio, sì. Quindi elude il fiscal compact, ah, però impone agli enti locali il pareggio di bilancio. E questa è la distonia. No, questa la distonia. No, ma la domanda era su un piano politico. Le facevo questa. C'è un po' di pazienza, ci arrivo. Il punto politico è questo qui, si dice una cosa e se ne fa un'altra, dopodiché noi siamo d'accordissimo che il fiscal compact vada buttato a mare, perché non funzionerà mai, è impossibile, quindi Renzi dovrebbe fare semplicemente come ha fatto la Francia, se ne frega, la Francia è sfora, è a 4,8 è morta lì, va e bene, non muore quindi, nessuno, quindi dopodiché il Renzi problema di, della il Renzi di Radio legge 24 finanziaria le piace. È non esagerare sulle scoperture, perché comunque noi avendo un debito così grosso, va bene fare sforamento per spesa di investimento. Se invece fai sforamento per per spesa corrente, lì ti stai tirando la zappa sui piedi, e questo è il problema. Il problema serio è questo qui, perché chiaro. Noi la pensiamo all'antica, il debito è semplicemente tassazione differita. Quindi ok buttare a mare le regole europee, in particolare per gli investimenti, occhio sulla spesa corrente.